Sabato prossimo vivremo insieme una speciale giornata di digiuno e di preghiera per la pace in Siria, in Medio Oriente e nel mondo intero, anche per la pace nei nostri cuori. Perché la pace incomincia nel cuore. Si alzi forte in tutta la terra il grido della pace. È la notizia di questi giorni. Il Santo Padre digiuna e prega per la pace. Papa Francesco invoca la pace, un dono troppo prezioso che deve essere promosso e tutelato, e lo fa calandosi nella realtà concreta delle emergenze che investono il pianeta, a partire dalla Siria innanzitutto. Lo fa chiamando i potenti della terra alle loro responsabilità. Non una generica pace nel mondo dunque, non un pacifismo astratto, rivestito di retorica, ma un'azione concreta per aprire una nuova visione del futuro nell'era della globalizzazione. Filosoficamente ci chiediamo, la pace è solo assenza di guerra? Oppure la pace è una virtù e dunque una delle azioni spirituali più alte dell'uomo? Ma quanti e quali sforzi richiede quotidianamente, individualmente e collettivamente la costruzione di famiglie, società, nazioni fondate sulla pace? Sicuramente la pace è uno dei possibili dell'umanità, ma lo è anche il suo opposto, la guerra. La scelta è sempre aperta. Lo è anche in Siria, lì dove il confine tra conflitto locale e guerra mondiale appare fin troppo labile ed equivoco. Sarà il teatro mediorientale il punto zero di questo nuovo millennio? Capiremo forse lì quale destino stiamo disegnando per noi e per i nostri figli. Domande aperte alle quali è difficile oggi dare una risposta definitiva. Intanto però proviamo a capire qualcosa in più su quello che sta accadendo proprio in queste ore in Siria, e lo facciamo attraverso le parole di un accademico calabrese, Vito Francesco Gironda, oggi docente di storia delle società moderne presso l'Università di Bielefeld in Germania. Allora, partiamo dalla prima questione fondamentale. Chi sono gli attori in gioco per quanto riguarda gli interessi economici, gli interessi strategici di lungo periodo? Innanzitutto c'è, ed è vero, c'è un interesse da parte degli Stati Uniti e da parte della Russia, ma è legato al loro ruolo di superpotenza, non al ruolo che può avere la Siria all'interno di uno specchiere economico. E però c'è una cosa fondamentale che si gioca la partita, l'interesse strategico di lungo periodo, che forse ha un valore nel rapporto internazionale forse maggiore rispetto al petrolio o rispetto alla costruzione dei vari gasdotti, quello che viene chiamato il gasdotto sciita da questa unione fra l'Iran della Siria, ed è quella della credibilità internazionale. Là si gioca con una partita strategica importante, perché il punto fondamentale su cui discutere, attorno al quale puoi porre una serie di riflessioni, è il dato è perché c'è questo interesse così predominante da parte della Russia nella zona mediorientale. Perché la Russia si è ritirata, o meno non è stata parte attiva durante la guerra di Libia, adesso prepotentemente si mette, assume il ruolo anche di pacificatore internazionale. Perché gli americani hanno questo interesse? La risposta credo sia nel classico gioco di riorganizzazione geopolitica della regione, per una questione di credibilità che bisogna per questi due paesi che, diciamo con tutta serenità, rispetto agli sviluppi di altre potenze mondiali come la Cina, in quest'area, soprattutto nell'area africana e nell'area medio-orientale, iniziano a perdere dei colpi. La Siria è importante per questo, ha un valore più, diciamo, appellativo, ha un carattere di proporsi come potenza mondiale, piuttosto che essere legato a una serie di interessi di per sé economici. Questa è la questione del lungo periodo. Lo stesso discorso vale anche per potenze di media, per paesi di media potenza, come sono la Francia e come la Gran Bretagna, il che dimostra anche il dato peggiore di tutta questa vicenda, secondo me, l'assenza di una politica europea, perché là ci troviamo ad avere di fronte due piccole potenze di medio periodo, che hanno due paesi di media potenza che nel medio periodo cercano di acquistare un peso internazionale nel Medio Oriente. Noi ci dimentichiamo che la carta geografica del Medio Oriente è stata poi ricostruita nel 1920 sia dai francesi sia dagli inglesi stessi, quindi la Siria è un'invenzione francese. Naturalmente uno potrebbe contraddire questa mia opinione sottolineando il fatto che là ci siano gli interessi per la costruzione del gasodotto che dovrebbe passare per lo sbocco sul mare, che dovrebbe passare quindi per l'accesso al gas liquido che attraversa l'Europa come contropartita rispetto a quello che è il gasodotto Nabucco che passa dal Caucaso direttamente all'Europa. Quindi sia russi, sia francesi, sia inglesi hanno una convergenza di interessi differenti rispetto a questa questione, però credo che là si gioca una partita più da carattere simbolico sul ruolo perso o che stanno perdendo queste nazioni. Questa è la mia opinione in materia. Petrolio e desideri mai sopiti di potenza militare, ma anche volontà di supremazia religiosa. Il confine tra guerra e pace si gioca tutto sul lato delle debolezze umane, e ciò che sembra emergere anche dagli esiti, alla fine tutt'altro che esaltanti, delle più recenti primavere arabe. Una cosa che è emersa sicuramente da queste rivoluzioni delle primavere arabe è il fatto che noi non sappiamo, fino adesso almeno io e molti altri non hanno capito, chi siano stati gli attori principali di questa rivoluzione. Abbiamo un conglomerato di attori che hanno prodotto questa crisi, sono dei submovimenti popolari le cui conture non sono molto chiare. Rispetto a questa situazione, naturalmente, paesi come l'America reagiscono rispetto a questa situazione, perché effettivamente in Siria cosa sappiamo? In Siria, più che un conflitto, là esiste una serie, come diceva lei, una serie di elementi concatenati uno con l'altro, c'è un conflitto interreligioso, interconfessionale, interetnico molto importante. Non ci dimentichiamo che qual è la storia di questo paese? La storia di questo paese è stata costruita attorno alla vittoria, attraverso la vittoria da parte di elite militari, di cui faceva parte anche il padre di Assad, Azef al-Assad, a partire dagli anni 60, ed era costituito da una minoranza, quelli che sono gli sciiti, mentre la maggioranza della popolazione di questi 22 milioni di abitanti della Siria è costituita da sunniti. E abbiamo di fronte una posizione, quella espressa dagli sciiti, con il partito Ba'ath, laica, nazionalista, sì, ma con tendenze anche socialista, e dall'altra parte il classico, il caso di bulldoza del fondamentalismo arabo che è rappresentato dai sunniti. Rispetto a questa situazione, ecco questo che può portare a una serie di convergenze di interesse anche da parte degli Stati Uniti. La questione, secondo me, più che economica, resta fondamentalmente di natura religiosa. Là si gioca una partita importante. Quello che è successo in Egitto è la dimostrazione anche delle difficoltà di come noi europei riusciamo a capire una realtà così differenziata qual è quella del mondo arabo, no? Cioè, e là bisogna stare un po' attenti su questa questione, cioè bisogna stare attenti su un punto, cioè dire all'opinione pubblica italiana ma anche europea che là non è una questione, l'intervento degli Stati Uniti non deve essere soltanto interpretato l'interesse soltanto su una questione prettamente di tipo economico, ma esiste questa dimensione di questo conflitto lacerante fra sciiti e sunniti, no? Fra le aree di blocco, fra l'Iran, la Siria, e poi non ci dimentichiamo che la questione turca, i confini con la Siria, che là la Turchia gioca un altro ruolo particolare, e quelli che sono i paesi sunniti a partire dall'Arabia Saudita che hanno interesse, vuol dire, a portare avanti, vuol dire, questo tipo di che hanno interesse a cavalcare l'onda di queste rivolte, di queste, chiamiamole rivolte, non sono delle, sono state delle rivoluzioni, questa rivolta in canale in termini fortemente confessionali. Vuol dire, questa dimensione non va mai dimenticata quando si parla di Medio Oriente, sciiti da una parte e sunniti dall'altra. La crisi siriana impone a tutti delle scelte, anche all'Europa che continua a manifestare tutte le sue divisioni, tutta la sua fragilità. Ma lei ha colto bene il segno. Secondo me l'Europa dimostra ancora una volta l'incapacità di avere un progetto comune europeo per quanto riguarda la politica estera. Perché nel momento in cui si costruisce questa strana alleanza tra gli Stati Uniti e la Francia, che è dettata da motivi differenti. C'è una domanda che bisogna porsi, l'opinione pubblica europea, ma anche l'opinione pubblica mondiale si deve porre e cercare di dare una risposta, ed è questa: come può funzionare un ordine mondiale? Cosa abbiamo bisogno per il buon funzionamento di un ordine mondiale? C'è bisogno di avere una politica unitaria europea rispetto a queste questioni? Se la risposta è sì, allora siamo, come diceva, siamo perdenti da questo punto di vista, perché là ci sono piccoli interessi di paesi di media potenza come l'Inghilterra e la Francia che tradizionalmente si distaccano da questa linea. Il problema è come potrebbe funzionare questo. Questo potrebbe funzionare, la legittimità di un ordine mondiale, funzionante e efficiente, potrebbe funzionare, come ha ricordato un paio di giorni fa Mario Del Pero in un bel editoriale sul Messaggero, potrebbe funzionare nel momento in cui esiste un chiaro scopo, vi sia una visione di scopi e di intenti europei. Lui il pezzo si riferiva all'America, ma possiamo trastrarla anche per l'Europa. Una serie, uno scopo, uno spazio di legittimità comune su cui costruire una linea politica europea. E questo purtroppo che ancora manca. Manca perché manca una definizione di scopo, prima di tutto. Cosa dovrebbe fare questa politica unitaria europea, l'Unione Europea, come si dovrebbe comportare, prima, ma anche perché non c'è una legittimazione europea, cioè nei paesi europei, rispetto a questa posizione. Soprattutto la terza questione rilevante da sottolineare, secondo me, è come negli Stati Uniti manca, perché gli organismi predotti a dare legittimità a una politica di un ordine europeo, a partire dall'UNO, sembrano essere, rispetto alla complessità della dimensione mondiale, un po' obsoleti e necessitano di una revisione. Quindi non è soltanto un problema europeo, ma anche un problema al Palazzo di Vetro da risolvere. Pace dunque, un orizzonte filosofico, non teorico ma pratico, una scelta sempre possibile, una virtù da costruire con responsabilità e intelligenza. Le guerre, basta vittime, basta vittime, basta vittime, basta morti. La guerra è una scelta, è inevitabile. Il 90% delle vittime sono civili, in tutte le guerre. Basta vittime, basta vittime, basta vittime, basta morti. Io non lo so, chi c'ha ragione e chi no, c'è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'ha ragione così sia, a pochi mesi da un giro di boa per voi così moderno. C'era una volta la mia casa, c'era una volta la mia vita, c'era una volta e voglio che sia ancora, e voglio il nome di chi si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sogni, 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 sogni. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui credevo che arruolandomi in aviazione avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare. C'era una volta un aeroplano, un militare americano. C'era una volta il sogno di un bambino. E voglio il nome di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più le vostre sante bombe. Bombe, 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 bombe. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai. Io dico sì, dico si può, saper convivere è dura già lo so, e per questo il compromesso è la strada del mio crescere. E dico sì al dialogo, perché la pace è l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che dà peso al nostro vivere.